Le notizie del TG Ora, operazione anti-estorsione della direzione distrettuale antimafia di Napoli in 5 province. Nelle prime ore di oggi, nelle province di Caserta, Napoli, Latina, Parma e Sassari, i carabinieri del reparto territoriale di Aversa hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione tentata e consumata, lesioni personali e porto d'armi, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno consentito tra l'altro di accertare che negli anni dal 2008 al 2012 numerosi episodi di estorsione tentati e consumati perpetrati dagli indagati nei confronti di imprenditori del settore edile e commercianti dell'agroaversano. I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti affiliati al gruppo Caterino Ferriero del clan dei Casaresi. E per la strage nel circolo delle Fontanelle avvenuto al Rione Sanità a Napoli contro esponenti del clan Vastarella sono stati arrestati i presunti mandanti e gli esecutori materiali. Tra gli arrestati anche il figlio di Giuseppe Esposito, Emanuele, il meccanico ammazzato a Marano sabato mattina assieme all'altro figlio Filippo. Oltre a quest'ultimo, i fermi emessi dalla DDA riguardano Antonio Genidoni, figliastro del defunto boss Pietro Esposito, arrestato a Milano, la moglie Vincenza Esposito, la madre Addolorata Spina. E il procuratore Giovanni Colangelo sarebbe finito nel mirino di alcuni esponenti della criminalità organizzata, come rivelato da un testimone ascoltato dai PM della Procura di Bari. Esisterebbe infatti un piano per colpire il magistrato che ha spinto, come scritto dal Mattino, a rafforzare il sistema di sicurezza e protezione del capo dei PM partenopei. L'indiscrezione è trapelata durante il vertice in prefettura, svoltosi alla presenza dei ministri della giustizia e del Viminale. Maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei suoi piccoli alunni. Questa mattina i carabinieri della stazione di Macerata, agli ordini del comandante Baldassarre Nero, hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare nei confronti di un insegnante della prima classe della scuola elementare Giovanni Falcone di Recale, nel Casertano. La donna, ora ai domiciliari, sarebbe stata incastrata da 2 mesi di immagini video registrate da telecamere nascoste. Un uomo si è suicidato poco prima delle 10 di questa mattina all'altezza della stazione di Barra, facendosi travolgere dal treno della Circumvesuviana. L'uomo si è disteso sui binari ed aspettato il direttissimo proveniente da Napoli e diretto a Sorrento. Il macchinista nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. Bloccate le linee per Sorrento e per Poggio Marino via Pompei, i treni sono stati deviati sulla linea del centro direzionale San Giorgio. Sul posto le forze dell'ordine e il magistrato di turno. Entro fine maggio, inizio giugno, Apple farà di nuovo tappa a Napoli per la creazione del primo centro di sviluppo app iOS d'Europa. Lo ha confermato il professor Giorgio Ventre, delegato del rettore dell'Università Federico II per il progetto. Ad ottobre Apple vorrebbe partire, l'area di Napoli interessata sarà San Giovanni a Teduccio. Allarme povertà educativa in Italia, il 48% dei minori non legge, maglia nera a Sicilia e Campania. Si aggiudicano il triste primato di regioni italiane con la maggiore povertà educativa, ossia dove è più scarsa e inadeguata l'offerta di servizi e opportunità che consentano ai minori di far fiorire capacità e aspirazioni. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children. E l'assessore ai giovani Alessandra Clemente a Napoli, capolista di DEMA, lista a sostegno del sindaco De Magistris, ha protocollato a Palazzo San Giacomo le sue dimissioni. Da quello che trapela dal suo staff, la Clemente ritiene le dimissioni non necessarie, ma il suo gesto, lo spiega in quanto la sua missione istituzionale dal punto di vista amministrativo, sarebbe conclusa. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.